nuove e con soluzioni nuove a mali antichi. Le grandi manifestazioni e le azioni collettive come questa non sono la causa, ma la conseguenza di una mutazione nell'immaginario collettivo. La liberazione è contagiosa, come idea e come processo. E con questo processo noi stiamo già cambiando l'immaginario collettivo e ci stiamo già liberando. Queste manifestazioni sono la faccia visibile di un'accusa che è maturata nelle teste di tutti coloro che protestano. Sono l'accusa attiva della consapevolezza che una cosa tollerata a lungo non è più tollerabile. Allora io accuso. J'accuse chi non ha rispettato liberté, égalité e fraternité. Je l'accuse per l'imposizione della guerra. J'accuse le fucilate e i resistenti per la giustizia sociale e climatica in Africa e in Asia. Je l'accuse per il sistema dell'offerta alimentare e lo sfruttamento degli agricoltori. J'accuse il traffico dei migranti, oramai soprattutto migranti climatici, e per le barche. Per le barche affollate, per i deboli soffocati, quelli caduti in mare e non più ritrovati, per il diritto d'asilo dimenticato. E non parlatemi di giustizia sociale impossibile, non parlatemi di giustizia climatica impossibile, perché date alla mano il 10% della popolazione possiede il 90% delle risorse. Non ditemi che non trovate le risorse, perché date alla mano basterebbero le tasse di chi le tasse non le paga. Je l'accuse perché solo su questo, liberté, égalité e fraternité, si può vivere nel mondo. Je l'accuse gli incendi delle foreste in Amazzonia, in Angola, in Siberia, e je l'accuse chi le lascia bruciare. Je l'accuse questo mondo che permette le alluvioni in Mozambico, in India, in Estremo Oriente, negli Stati Uniti centrali, lo scioglimento dei ghiacci polari e alpini, e ci lascia senza acqua e senza futuro. Je l'accuse i dittatori e gli aspiranti tali in Africa, in Asia e nelle Americhe, entrambe le Americhe, i riferimenti sono voluti. J'accuse lo Stato se non finanzia il pubblico povero, se non finanzia le scuole, gli ospedali, se non finanzia i teatri, i trasporti, l'accoglienza, non finanzia la transazione ecologica ora e la rimanda a un domani che non esiste e non sanziona. Il privato ricco, non sanziona l'evasione, non sanziona la mafia che scarica i rifiuti tossici sulle coste, non sanziona lo sfruttamento etnico, non sanziona l'energia a fondo perduto. J'accuse chi resta indifferente davanti all'estinzione. J'accuse chi ci sta mandando tra le fauci di una guerra certa, di una migrazione di massa, di una fame e di una sete di massa, chi ci sta mandando all'estinzione di massa per nessuna buona ragione valida. Scusate, anch'io sono incazzata. Può cambiare il mondo. Ah, ha cambiato. Nella borraccia, nella borraccia. Grazie. J'accuse chi può cambiare il mondo e non lo vuole cambiare. Noi siamo un movimento pacifico, ok, va bene, di disobbedienza civile, non spacchiamo niente. Ma non siamo degli sprovveduti. Dalla nostra parte abbiamo la scienza. E sia chiaro che noi ci stiamo ribellando. Con le proteste in piazza e la disobbedienza civile, noi ci stiamo ribellando contro l'estinzione. E chi non starà con noi?
noi sarà un irresponsabile e un indifferente, perché sarà contro la specie umana. Noi protesteremo finché non ci sarà garantito un piano di vita degno della specie Sapiens e delle sue conquiste. Nessuno dice che sia semplice o immediato. Quelli che ci dicono, no, però è complicato. Sì, è complicato, va bene, ma le leggi ci sono, le proposte ci sono, le soluzioni ci sono. È tempo, è decisamente tempo di metterle in atto. Grazie. Signori, abbiamo perso un premio Nobel, non sappiamo più dove è finito. E qua da qualche parte c'erano troppe manifestazioni, oggi c'era la Piazza Duomo, Piazza Vittoria, qua si è perso, probabilmente è andato a parlare all'Ibrix il nostro premio Nobel, non sappiamo. Lo stiamo recuperando, ma nel frattempo abbiamo un breve intermezzo musicale a cura dei due fratelli più dialettali di tutta Brescia, ma dialettali pop. È dialetto pop, è pop dialetto, esatto, sì. L'altra volta era un mashup tra Despacito e Quevelito. E i paesi della provincia bresciana si stanno preparando, manca veramente poco. Ha dichiarazioni da fare. Ha dichiarazioni da fare. Ha dichiarazioni di redditi. Un'ottima dichiarazione. Un'ottima dichiarazione. Dopo. Emergenza. I nostri grandi fratelli.